consiglieremo nella disponibilità della proprietà della Fiorentina uno stadio a livello dei migliori standard europei, che sarà molto più attrattivo, bello, funzionale e redditizio rispetto a oggi. Sarà l'imprenditore, che è bravissimo in questo, far fruttare questo straordinario patrimonio secondo le aspettative dei cittadini e dei tifosi. Questo lo facciamo per i tifosi, lo facciamo per i fiorentini e lo facciamo per onorare la storia di Firenze. Perché la nostra città non può mettere in campo progetti di basso livello e non può, come dire, soltanto adagiarsi sugli allori del passato. In Consiglio Comunale Online il sindaco Nardella ribadisce le linee guida per il restyling del Franchi, tira dritto per la sua strada e è convinto che alla fine Commisso accetterà di continuare a giocare nell'impianto di Campo di Marte ammodernato. Le alternative continuano a non mancare, però se l'idea Campi Bisenzio sembra in ribasso, dopo l'incontro di ieri tra il presidente Viola e quello dell'Empoli Cossi in occasione della sfida tra le due squadre primavera dei club, e l'idea di migrare al Castellani, che è ufficialmente in vendita, pare diventata qualcosa di più di una semplice suggestione. Siamo entrati nella argomento di quelli che sono i progetti per lo stadio di Empoli, mi sembrava anche piuttosto informato. Il comune farà un bando che sarà aperto a tutti, ovviamente dando un valore di base a quello che potrebbe essere la partenza di questa, diciamo, questa asta. E io sinceramente insomma, io sono anche tifoso della Fiorentina, non è che è una cosa, credo, e se mi sentono i miei tifosi parlare di disponibilità a che la Fiorentina gioca Empoli, sicuramente ce ne sarà una buona parte. Sì, non immagino sia anche reciproco, non è che tifosi della Fiorentina. È la stessa cosa, sarebbe per quelli della Fiorentina saper di dover venire a Empoli. Bene, se c'è un percorso alternativo possiamo anche affrontarlo, ma ad oggi non esiste, ha concluso Nardella in Palazzo Vecchio.